Eccoci qui, siamo alla fase 1, alla fase proprio iniziale del nostro, della creazione del nostro piccolo ponticello, e quindi andrò a elencarvi un attimino quelle che sono le idee che mi sono venute per la realizzazione di questo progetto. Soprattutto vi farò vedere adesso, io girerò la telecamera e vi farò vedere dove viene realizzato e soprattutto il perché. Adesso ve lo faccio vedere, un attimo. Eccoci qui. Allora, come potete vedere, questo in questo momento è un laghetto, lo vedete tutto logicamente malmesso perché è stato completamente svuotato, quindi per chi vuole realizzare quest'opera, sembra banale dirlo, ma innanzitutto cominciate a svuotarlo, cominciate logicamente con largo anticipo rispetto a quando voi volete cominciare i lavori, perché il fondo logicamente ci mette parecchio. Il mio fondo non è stato mai impermeabilizzato, quindi è un fondo naturale, e quindi per poterci lavorare dentro senza sprofondare ci vogliono parecchi giorni. Io adesso vi faccio vedere già il primo pezzetto dell'opera già realizzato, perché purtroppo non ho documentato la primissima fase, ma comunque è molto semplice, diciamo che posso riassumerlo brevemente. Allora, il ponticello, come vedete, andrà da quella sponda a questa sponda, quindi stiamo parlando, adesso ve lo faccio vedere, di una larghezza di 3 metri. Un attimo che mi sono incantato, secondo, eccoci qua. Allora, andiamo a vedere dove andrà il ponticello. Adesso ve lo faccio vedere da qua, così vi rendete conto. Eccoci qui. Praticamente vedete, c'è una sponda più alta dell'altra, quindi c'è un dislivello di circa, siamo quasi a 45-50 centimetri, quindi ho deciso di creare un pilastro centrale. La larghezza in questo caso del ponte sarà di 3 metri esatti, quindi esattamente al centro ho deciso di creare questo pilastrino. Come vedete, all'interno ci sono due ferri molto grossi che ho piazzato intanto che facevo la mia prima gettatina di cemento, e a questi ferri io logicamente dopo andrò a collegarmi con degli altri ferri per tenere la struttura. Allora, adesso in questo momento vi faccio vedere come è stata fatta la base. Come vedete ci sono dei sassi, e attenzione, sono tutti materiali di recupero. Questi sono dei sassi che avevo in giro logicamente da lavori precedenti, sono tutti sassi, in questo caso sono dei blocchetti di granito, sono già anche abbastanza squadrati. Ci sono dei mattoni vecchi con cui andrò a fare le bordure del ponticello, e in questo caso ci sono dei vecchi ferri che avevo smontato da un vecchio pergolato che mi teneva un kiwi, e dopo un po' mi sono stancato, quindi è stata smontato questo pergolato, e da questi ho ricavato questi ferri che erano lunghi circa 1,80 m, e come vedete li ho infilzati quasi interamente nel terreno. Sono collegati fra di loro con del fil di ferro. Prima di gettarlo, non lo vedete ma ve lo dico io, sotto ci sono dei ferri che fanno da quadrato sotto a questi sassi. Dopodiché ho fatto una piccola gettatina. Quanto cemento c'è in questo primo blocco di lavoro? Ecco, così almeno cominciamo a parlare di cose pratiche. Qui c'è una carriola di cemento, quindi una carriola di cemento, per l'esattezza ci sono 6 sassi e 2 ferri. Questo è il lavoro iniziale. Su questo logicamente andrò dopo a creare il mio ponticello, quindi al prossimo video, e andremo a vedere la realizzazione soprattutto della struttura che andrà da lì a lì. Andremo ad armare e soprattutto andremo a sostenere con degli assi per poter fare la prima gettata con i mattoncini. Comunque, al prossimo video. Ciao ciao, e se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace, che è sempre ben gradito. Alla prossima.